Ciao a tutti e ben ritrovati dal vostro Smanamen. Adesso proseguiamo la nostra scalata verso Argento. Manca poco, manca poco. Dai, dai che ce la facciamo. Avanti. Oggi continuiamo a fare pratica e andiamo verso appunto la Lega Argento. E dopo, quando faremo argento, farò un video dove appunto riassumo i concetti che abbiamo visto in bronzo e introduco i concetti nuovi che vedremo in argento. Allora, siamo contro Milka Zerg. Oh, basta Terran. Adesso vediamo se riusciamo a perderne una. Avanti. Allora, contro l'1, SD. 1-1 contro l'F1. Poi sposto l'overlord, faccio un overlord. Stavolta proviamo a ricordarci. Non facciamo la fine dell'ultima volta che non ho fatto l'overlord. Ok. Poi 16 acceri. 16 acceri. Animus ha detto che parlo troppo in fretta, non si capisce niente della build. Allora, oggi la rifacciamo, la rivediamo più lentamente. 16 acceri. Ok. Allora, scusate, ma non è tanto facile anche parlare e giocare contemporaneamente, per me è la prima volta, quindi. È vero che normalmente uno deve pensare a che cosa deve dire, però. Allora, acceri. 18 pull. 18 pull. Avanti. Allora. Che costa 200, abbiamo detto. 200, dai, dai, ok. Poi gas, poi drone al gas, manca ancora uno, drone al gas. Poi aggiungiamo l'acceri 1-1 contro F2, perfetto. Punto di rotta qui. Avanti coi droni. Ovviamente io non dico continuate a fare droni, continuate a fare droni ogni 3 secondi come le guide che ci sono su Spawning Tool. Cioè, drone, drone. Voi continuate a fare droni sempre. A parte quando facciamo unità. Allora, adesso, appena si schiude questa, se avete fatto giusto, contemporaneamente si schiuderà questa, facciamo Queen. Queen. Overlord. E facciamo un altro overlord. Bene. Avanti coi droni. Quindi ci siamo. Doppia queen, doppio overlord drone. Adesso ci si schiudono le queen. Quando ci si schiudono le queen, non lo dico adesso perché sennò faccio confusione e mi becco le animus critiche. Ok. Inject, inject, perfetto. Poi, allora, Tana delle Blatte, Brenda, ok, e Lair, benissimo. Ok, queste sono le 3 cose che dobbiamo fare quando ci si schiude la seconda. Quindi, adesso ci stanno attaccando. Cosa abbiamo detto di fare se ci attaccano? Selezionare tutte le truppe e fare a click. Ok. A click. Bene. I droni li rimandiamo subito a raccogliere. E andiamo a prendere la terza. Appena abbiamo il minerale per farlo. Ovviamente. Allora, la nostra tana delle blatte c'è. Allora, prendiamo la terza. Inject. Inject. Brenda, control 3, spread, creep. Prendiamo il gas, facciamo le blattine difensive. Ci siamo dimenticati gli overlord, perché ovviamente non possiamo fare tutto perfetto, no? Se no, che bronzi siamo. Ok. Inject. Adesso invece mi sono agitato e ho fatto una catervata di overlord. Ok.
Va bene. Facciamo anche le nostre camere evolutive. Le nostre blattine difensive, abbiamo detto, sono da 6 a 8. Quindi... va bene, perfetto. Poi... inject, inject... spread creep, spread creep, spread creep. Questa la aggiungiamo 1-1, control F3. E andiamo a dronare fino a 66 droni. Ok. Bene. Le nostre blattine difensive le mettiamo qua. Qua saturiamo il gas. Perfetto. Inject, inject. Faccio le ricerche, faccio le ricerche. E vado a 66 droni. Spread creep, spread creep, spread creep, spread creep. Perfetto. Siamo a 58. Qua ci manca la queen. Andiamo anche gas. 59. Ricordiamoci di fare qualche overlord durante il percorso. Ok. Allora, ci stanno attaccando a click e iniziamo a fare blatte. Ok. Perfetto. Selezioniamo quello che abbiamo e attacchiamo. Ok. Nel frattempo ricordiamoci di inject, inject, inject. Selezioniamo quello che abbiamo e attacchiamo. Facciamo le nostre blattine difensive. Quando ci attaccano ricordatevi sempre produrre unità. Inject, inject. Qua non abbiamo più una queen, la rifacciamo. Ok, perfetto. Adesso hanno smesso di attaccarci e ricominciamo a produrre droni. Spread creep. Spread creep. La nostra brand è morta? Sì, mannaggia. Allora, inject. Inject. Qua non abbiamo ancora la queen. Ricominciamo a fare droni. Abbiamo detto 66 droni. Ok. Bene. Possiamo anche prendere la quarta nel frattempo. Allora, non abbiamo messo le queen sul 2, lo facciamo adesso. Control 2. Inject, inject, inject. Perfetto, qua abbiamo un sacco di droni di più. 68. Oh oh, ci siamo dimenticati che cosa? La tana delle idre. Bene. Quindi... facciamo un po' di blatte. Non abbiamo neanche over. Mamma mia ragazzi. Vedete, ci attaccano una volta e già non capiamo più niente. Vabbè, fa niente, pazienza. Allora, aggiungiamo questa. Control F4. Overlord li abbiamo fatti. Tana delle idre l'abbiamo messa. Inject. Inject. Qua c'è un drone di troppo. Prendo il gas. Faccio i potenziamenti. Faccio i potenziamenti. Abbiamo detto che andiamo a 120 di idra. 66 droni, 120 supply. Ok. Inject, inject. Qua siamo a posto. Spostiamo un po' di droni qui. Ok. Tu sei la nostra nuova brand. Control 3. Spread creep, spread creep, spread creep. Dov'è qua? Spread creep, spread creep. Ok, ops, 134. Va bene, ne abbiamo fatto un po' di più del previsto. Inject, inject, inject. Qua facciamo la queen. Qua dobbiamo fissare la base. Andate a raccogliere il gas. Droni, andate qui. Perfetto. Bene, allora andiamo a 85 droni. Qua ce n'è uno di troppo. 81. 82. Nel frattempo inject, inject, inject. Qua, mamma mia, quanti droni. Allora, il gas. Il gas. Prendiamo la quinta.
82, 85. E poi andiamo a maxarci di idra. Ok. Inject, inject, spread creep, vieni qua Brenda, vai, sputa un po' di tumore schifoso. Mamma mia che schifen. Allora, spread creep, spread creep. Qua abbiamo veramente troppi droni, prendiamo pure questa. Contro 1, ok. No, ok. Inject, inject. Dove sei tu? Vieni, mettiti nel posto giusto. Inject, inject. Qua abbiamo tanti droni, li possiamo bellamente spostare qua e prendere anche il gas. Quando ci attaccano, o l'army hotkey a click, ok? E produciamo unità. Produciamo unità. Inject, inject. Qua abbiamo troppi droni, fixo le basi. Va bene. Vedete quanto è facile farsi distrarre dall'ingaggio. Cioè, vediamo super rapidamente il replay. Allora, cioè, ci hanno attaccato con 5 blatte. Perso. Droni che vanno dappertutto. Queen che non ha fatto gli inject. Cioè, basta soltanto un banale attacco di 5 blatte che la nostra macro va a farsi benedire. Questo è quello che dobbiamo allenare in bronzo. Cioè, non dobbiamo farci distrarre. Cioè, non dobbiamo micrare l'esercito, dobbiamo fare la macro. Ok? Adesso ho visto che l'energia delle mie queen non è andata tanto bassa. Mi sa che ho lasciato indietro un inject forse. Quindi non abbiamo fatto schifo. Però comunque non bisogna agitarsi, ragazzi. Sangue freddo. Ok, arrivano qua i Ling. Questo non è un problema. Vedete, non overreagisco. Non prendo tutti i droni e corro dietro a questi. Perché i droni devono raccogliere. Vedete, sono 4 Zergling. Una Queen è perfettamente in grado di gestirli. Ok. Poi, se vedo che me la cavano, allora porto i droni e poi raccolgo il gas. Cioè, questo adesso poi vi spiegherò come micrare, come difendere da questi attacchi, come non sprecare mai in time. Volendo, io non toglievo neanche un drone da qui e li uccidevo lo stesso con i 4 zen. Ma adesso non ci interessa. Adesso voi selezionate quello che avete, a click e cavate quello che vi sta attaccando, no? Chiaramente l'unica cosa da evitare, questo da evitare anche a bronzo, evitare di prendere tutti i droni e iniziare tipo Ben Hill a correre dietro agli Zergling, 2 Zergling magari voi con 20 droni per tutta la mappa. No, questo non si deve fare perché i droni devono raccogliere. Li attaccate soltanto se loro vi attaccano, cioè se attaccano i vostri droni allora difendete, se attaccano la vostra Queen allora difendete. Ok? Non perdere tempo. Qua abbiamo preso la terza. Vediamo un attimo. Lui adesso ci ha attaccato. Insomma, aveva un po' di Blood e un po' di Ravager. Allora, pausa. Vediamo un attimo. Allora, vediamo un po'. Units. Allora, andiamo all'inizio dell'attacco. Qua. Ok. Allora, units. Lui ha 7 Blood. Noi abbiamo 7 Blood. Ok? 7 è il numero magico, ricordiamocelo. Noi abbiamo 31 droni, lui ha 31 droni, scusate, e noi ne abbiamo quasi 60, ok? Bene. Cosa è successo? Cioè, è successo che lui ha voluto fare 4 Ravager e fare questo attacco un po' pez, diciamo così. Allora, i Ravager, vi do questa informazione un po', diciamo, nei dettagli, non ci interessa per ora bronzo, però vi do questa informazione. Allora, un Ravager è 120 punti vita, ok? E fa 16 danni, ok? 120 punti vita, 16 danni. Una Blatta ha 145 punti vita, ok? E fa 16 danni, ok? Ravager spara un po' più veloce, quindi fa leggermente più danni, ma non tanto. Però la Blatta ha molta più vita del Ravager, 145 contro 120. E il Ravager costa molto di più di una Blatta, perché devo fare una Blatta e poi devo spendere altri minerali e gas, soprattutto, per fare un Ravager, ok?
I Ravager non servono a una cippa contro le blatte. Io ho 7 blatte, lui ha 7 blatte. Va bene, vediamo. Qual è il problema? Il problema è che lui è lontano dalla sua base. Io sono nella mia base. Ok, quindi, vabbè, a click abbiamo detto con quello che abbiamo, difendiamo, ok? Nel frattempo io sto producendo, che cosa secondo voi? Blatte, ok? Ho selezionato quello che avevo e ho fatto a click dietro l'esercito nemico, ok? Attenzione a non cliccare su un'unità, se no facciamo focus fire e le nostre unità diventano stupide. A click, vedete dov'è il, qui dove c'è questo rosso è dove io ho fatto a click. Adesso vabbè, non abbiamo ucciso quasi niente, però abbiamo rubato un po' di tempo. Nel frattempo cosa stiamo facendo? Producendo blatte, ok? Pian pianino, le nostre blatte respingono l'attacco. Quindi le blattine difensive, ricordatevi, non è che vi proteggono da tutto. Vi danno quel tempo necessario, tale per cui se arriva qualcosa avete tempo di produrre contromisure. Ok? Adesso, pausa, l'attacco è finito. Vediamo qual è stato il risultato. Allora, noi abbiamo 45 droni. Ok? Effettivamente abbiamo perso... vediamo... units. Abbiamo perso 15 droni. Lui quanti ne ha? 37. Chi è in vantaggio? Noi. 45, 37. Abbiamo anche più esercito. Va bene. Perfetto, quindi primo attacco... Vedete la differenza? Ok, adesso lui sta dronando dietro a questo attacco, ma stiamo dronando anche noi, solo che noi siamo, abbiamo l'economia pronta. Guardate un po', 65, 42, secondo attacco. Adesso viene, però io le bratte che ho prodotto prima bastano per difendermi, quindi non mi metto neanche a farne altre, perché comunque prima le ho fatte finché mi attaccavano. Ok, adesso lui mi ha attaccato, però si è ritirato, quindi io non mi sono messo a produrre blatte. Ok? Io ho continuato a produrre droni perché era un finto attacco. È venuto solo a vedere cosa c'era. Insomma, così. Va bene. Allora, adesso siamo a 64. Iniziamo la nostra produzione di idre. Perfetto. Sarebbe 66 il numero magico. Ma comunque, insomma, abbiamo costruito qualcosa. Ci siamo dimenticati di rimpiazzare i droni. Eccolo qua. Lui arriva col suo esercito. Noi abbiamo 84 droni, lui 53 droni, quindi abbiamo un income molto superiore, vedete? 3000 contro 2005, 1300 contro... Boh, gas non lo sta raccogliendo. Perché non sta raccogliendo il gas? Non sta raccogliendo il gas perché se si fosse messo a raccogliere anche il gas, lui non avrebbe avuto assolutamente speranza contro di noi. Lui ha detto, raccolgo tanto minerale, così riesco più o meno a stare dietro alla sua economia. E vedete che... assomiglia un po', ok? Adesso è inferiore perché stiamo ingaggiando, non so cosa è successo. Comunque noi abbiamo 83 doni, vedete la differenza di gas soprattutto, ok? Ricordiamoci che le unità forti costano gas. Okay. Vabbè, adesso si è visto lo scontro com'è andato, fine della partita. Voglio dire, noi siamo sopra di economia, sopra di esercito. Va bene, va bene. Lo Zerg contro Zerg è una delle partite più dinamiche che ci sono. Quindi poi andremo e lo vedremo nel dettaglio perché è una partita un po' pazza, diciamo così. Allora, dai, avanti, avanti. Silver! Siamo contro Castor. Castor chi è? Non era un personaggio... dei cartoni forse, non lo so, non so, non me lo ricordo. Allora, questa mappa mi sembra piccolina. Io anche se gioco Zerg apprezzo le mappe piccole perché non so, mi trovo meglio così. Drone contro l'1, 1-1 contro l'F1, poi Overlord, quindi 1S Overlord. Perfetto. Poi 16 acceri. Quattordici. 16. Benissimo. Prendiamo un drone. Io prendo quelli dei minerali più distanti.
Lo so che è una cosa un po'. Cioè, allora, questa differenza la fa probabilmente solo in Lega in GM, in Grandmaster. Però così mi piace pensare che comunque 20 la differenza di 5 minerali qua cambia la partita. Vedete, questo per esempio è meno efficiente, però. Adesso 18 pool. Cioè, quello che stavo dicendo, se non si è capito, è che quando dovete scegliere il drone per andare a costruire qualcosa, prendete quello meno efficiente. Non prendete uno di questi qui vicini che è più efficiente. Prendete quello sfigato che. E sarebbe meglio anche prenderlo senza minerale. Però vabbè. Non perdetevi in questi dettagli, non avrei neanche dovuto dirvi. Ok. Allora, aggiungiamo 1-1, Ctrl F2. Perfetto. Allora, poi mandiamo. Urca, che rischio. Le uova al gas. Perfetto. Scusate, ho la voce un po' bassa perché ho un po' di allergia ai pollini. Primavera è sempre la solita storia. Allora, punto di rotta qua, ce lo siamo dimenticato. Benissimo. Queen, Overlord e Overlord. Di nuovo, perfetto, e ricominciamo con i nostri droni. È facile, ragazzi. Doppia Queen, doppio Overlord. Non è che ci vuole una scienza. Dopo vedremo delle build anche più interessanti. Magari dei timing attack, delle cose, cioè delle build dove è previsto di attaccare in un certo minuto specifico. Questa è una build un po' all around, vi permette di difendere e di macrare. Ok, poi abbiamo detto che facciamo il lair. Ok, abbiamo detto che facciamo la tana delle blatte. E abbiamo detto che facciamo la nostra Brenda. Perfetto, benissimo. Quindi tre cose: lair, tana delle blatte, Brenda. L'ordine migliore sarebbe Brenda, tana delle blatte e lair, ma comunque. Adesso Animus si incazzerà perché ho fatto confusione. Poi prendiamo subito la terza. Mentre si saturano i minerali della seconda, andiamo a prendere la terza. Ok? Perfetto. Oioioi, non ho fatto gli Overlord. Mannaggia, siamo le solite. Lega di bronzo, avanti. Poi prendiamo anche il gas quando prendiamo la terza, Ctrl 3, 3, 3. Cioè, il gas lo prendiamo quando è saturato il minerale. Questo è il gas, lo prendiamo quando è saturato il minerale. Inject, inject, ok. Ctrl 1, 1, 1, Ctrl F3, punto di rotta, punto di rotta. Sono le nostre blattine difensive, ok. Perfetto. Overlord. Ok, drone, drone, ok, inject, inject, qua dobbiamo fare la queen, spread creep, ok, e andiamo a 66. Droni, quanto siamo? 46. Bene, avanti. Avanti. Facciamo anche un overlord, ricordiamoci. Ah, ci siamo dimenticati i potenziamenti. Quindi prendiamo anche questo drone e quest'altro drone e facciamo le nostre camere evolutive. 54. Questo cosa fa? Si gratta? No. Qua facciamo la terza queen. Overlord, inject, inject, spread, creep, spread, creep, spread, creep. Siamo a 57, ci siamo quasi. Quando vedete che state per saturare di minerali una base, subito prendere la successiva. Allora, potenziamenti, quanti droni? 59, avanti, inject, inject. Dai, forza. Allora, Z, Z,
Aspetta, vedete che man mano che si fa pratica ci si accelera, ragazzi, ve lo dico. Prendo il gas. Prendo il gas. Mi ricordo stavolta di fare la maledetta tana delle idre, che me la dimentico sempre. Ok. Quindi 1-1-1 control F4. Quanto siamo? A 63. 66, perfetto. Inject, inject, inject. Spread creep, spread creep, spread creep, spread creep, spread creep. Benissimo. Adesso 66, abbiamo detto, quindi si comincia con le idre fino a 120. Nel frattempo faccio gli aggiornamenti. Qua abbiamo lasciato indietro un inject, possiamo anche farlo. Benissimo, possiamo fare anche un... Dov'è Brenda? Brenda! Eccola qui. No, Brenda, vai da questa che siamo scarsi di tumori. Benissimo, quindi idre fino a 120. Ok, 124, va bene. Inject, inject, inject. Qua non c'è la queen, la facciamo. Non abbiamo messo le queen sul control 2, quindi le selezioniamo, control 2. Poi andiamo a 85 droni, punto di rotta, 85 droni, non abbiamo fatto gli overload. Inject, 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 e qui non c'è la queen. 76, avanti, facciamo un po' di overload, io prenderei quasi quasi anche la quinta. Inject. Scusate, spread creep, spread creep, spread creep. Qui non si sa dove va, sto qui. Qua, qua, qua. Ok. Poi, abbiamo fatto in disordine stavolta. Mannaggia me. Mannaggia. Ok, prendo il gas. Ok. Aggiungo questa, 1, punto di rotta. E qua. Quanti droni? Avanti? 90! No! Mannaggia! Abbiamo sbagliato di nuovo. Ok, qua fisso la base. Qui ce n'è uno di troppo. Lo mando qui. Perfetto. Nel frattempo faccio, butto giù un po' di tumori. Inject, 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 inject. Ottimo. Andiamo a maxarci di idralisk. Ok, bene. Poi ne prendiamo una e gli diciamo vai a vedere dov'è il nemico. Ne prendiamo una e diciamo vai a vedere dov'è il nemico. Inject, urca, qua. Qua c'è qualcosa che non va. Vai a raccogliere il gas. Qui andiamo a raccogliere il gas. Inject, inject. Maxo di idra. Ok. Potenziamenti come sono? Da fare ovviamente, perché figures. Allora, benissimo. Spread creep, spread creep, spread creep, spread creep, spread creep, spread creep. Guardate qua che riusciamo ad andare avanti con il nostro bel creep. Allora, proviamo a fare un rapid inject. 2, shift X, ciclic, 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 ciclic. Io dico ciclic, in realtà è spazio click, non so perché, probabilmente ha una paresi facciale che... Allora, attack move, A, click, 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 ok. Poi, se perdo unità, mi rimaxo. Allora, qua fisso le basi, ok, perfetto. Qua abbiamo troppi droni, bene, rimando al gas qui. Perfetto, inject, ok, inject, perfetto, qua come siamo? Oh no, qua possiamo prendere il gas, inject, se perdo unità mi rimaxo, punto di rotta lo mettiamo qui, io farei uno spread, aia, qui Brenda dove sei? Vieni, vieni, vieni che devi illuminare lì la zona, se no non riusciamo ad andare avanti, spread creep, spread creep, spread creep, spread creep. Allora, 2, shift, X,
Clic, 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 clic. Va bene, qui iniziate il balletto del disagio, non è un problema. Ok, fisso le basi, sembra abbastanza a posto. Quando finisco, controllo sempre qui, supply, siamo sempre 200 su 200. Va benissimo. Qua abbiamo quasi finito gli aggiornamenti, possiamo approfittare per mettere giù un infestation pit, che poi ci permette di fare l'ultimo round di aggiornamenti quando facciamo live. Poi, qui come siamo? Qui come siamo? Bene, 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 bene. Ok, faccio idralisca se le perdo. Spread creep. Ah, Brenda, brava. Finalmente hai fatto qualcosa di intelligente. Avanti, avanti. Vediamo se ho fatto una cappellata qua. Vediamo, vediamo. Mai mettere il creep dove dovete mettere l'acceri. No, guardate che culo. Perfetto, perfetto. Ok. Quando voi costruite qualcosa, ricordate di rifare i droni. Ok, noi ne avevamo 90, quindi non ne abbiamo più rifatti. Però voi dovete rimanere fissi sempre a 85, ok? Boh. Silver o no? Dai! Cos'è sta roba? Perché non sono silver? Maximum League ti... No, ragazzi, per 3 punti non siamo silver. Mamma mia. Andiamo a vedere, dai, il replay. Per 3 punti. Allora, il buon Castor qua. Buon Castor era un Terran, e come tutti, Terran, bronzo, silver, oro, platino, diamante no, per fortuna, si bunkerizzano perché pensano che noi non siamo capaci di cavare 4 tank. Ok, vediamo che cosa è successo, ma comunque più o meno direi che un'idea ce la siamo fatta, visto che non abbiamo dovuto neanche fare il secondo attacco, è bastato il primo. Ah, controlliamo anche in che minuto siamo riusciti a maxarci questa volta, quindi vediamo un attimo. L'obiettivo, ragazzi, è il minuto 8, ve l'ho già detto. Minuto 8, maxati con 85 droni, è l'ottimo, ok? Questo ovviamente è possibile solo se non ci attaccano, perché se ci attaccano dobbiamo iniziare a fare truppe e nel minuto 8 non ce la facciamo più. Lui ha fatto dei marine, ha fatto dei tank, però mi sembrano un numero adeguato. Cioè non ha pisciato fuori dal vaso, come si suol dire. Cioè questa roba qui va bene per difendere, come noi facciamo le blattine difensive. Con i Terran fai un po' questa porcheria qua difensiva. Va bene, andiamo avanti veloce. Andiamo a vedere l'ingaggio. Ma questo qui mi sembra un avversario abbastanza onesto comunque. Ha pochi droni, ha pochi SCV, ne ha 33, noi abbiamo 90 droni. Cioè Lincoln mi sa che è abbastanza... Alt? Cosa è successo? Ah, questa è la nostra blattina di scout. Guardate cosa ne ha a metà. Lincoln, ragazzi, qua vedete il problema. Cioè noi abbiamo 3200, lui ha 1300. Noi abbiamo 900, lui ha 400. Quindi, ok, abbiamo capito che siamo sopra, perché noi macriamo. Noi ce ne frega niente di sta roba qua. Questa roba qua... non ha neanche attaccato. Viking al buio. Lui non sa neanche se noi siamo in aria. Noi siamo in aria. Vabbè, qui arriva la nostra seconda blatta. A questo punto mi sa che noi andiamo ad attaccare. Vediamo subito. Ok. Ecco che arrivano. Guardate, qua è una strage di idralische. Bagno di sangue come al solito. Vedete, si forma una bella semiluna rossa sul sull'asfalto qui. Facciamo finta che sia asfalto. Però è venuto giù tutto, eh. È venuto giù tutto. Sì, vabbè. Ma anche questo tank ho tirato giù. Incredibile, senza neanche guardare. Perfetto, ottimo. Vedete? Non è riuscito a fare abbastanza esercito. Qui siamo al minuto 10. Torniamo un secondo a vedere a quando siamo riusciti a maxarci. Qui al 9. 7, ok, pausa, andiamo un attimo. Siamo a 134 su 200. Minuto 8, no, non siamo stati bravissimi, eh. Andiamo un po', 149, 185. Ok, minuto 9, vabbè dai, onesto. Mamma mia, scommetto che questa la perdiamo, ragazzi. Questa la perdiamo di sicuro, perché adesso ci deve promuovere
Quindi ci metterà contro, non lo so. No, contro Castor di nuovo. Dai, Castor, dacci sto Silver. Mamma mia. Forza, Castor, ce la puoi fare. 1-1 contro F1. Bene. No, ho fatto partire il replay. Che cazzo ho fatto? Non era Castor di nuovo. Vabbè, ok. Sono scemo. Watch solo, evidentemente non è ranked 1v1. Va bene. Era stata una finta, ragazzi. Allora, rank 1, bronzo 1. Cioè, il meglio del peggio. Meglio di così, nel peggio non si può. Dicevo, adesso sicuramente ci darà un avversario stronzo, perché quando ci mancano 3 punti, cioè non si vede neanche, guardate qui. Non si vede, cos'è sta roba? C'è un'ombra, manca un'ombra all'argento. Chicken sniff. Ai 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 ai, questo mi puzza proprio. Chicken sniff. Cioè, o è uno che gli piace, come dire, odorare le galline. Cioè, questa è la traduzione letterale, ma mi sembra, come dire, una pratica. Non so, speriamo di non farci bannare subito da YouTube appena iniziata una serie. Allora, per Animus, 13 drone, cioè scusate, 12 drone, 13 Overlord, ok? 16 Hatch. Non ce la faccio a dirtela giusta. Ok, 16 Hatch. Benissimo. Ai ai ai, ecco, questo qui già sta rompendo i coglioni. Ok. Poi 18 pool. Ok, 18 pool. Adesso ho fatto una cosa che vi spiegherò in argento. Ho detto al mio Overlord di andare a vedere cosa succede intorno alla nostra espansione. Perché quella sonda lì a me, con uno che si chiama Chicken Sniff, mi puzza proprio di chicken andata male. Ok. Vediamo. No. Non ci sono cannoni, non ci sono. Mamma mia. Ero già pronto. Ero già pronto, signori. Vabbè. Non ci sono cannoni, non c'è niente. Va bene, no. Allora, noi proseguiamo con la nostra build. Peccato, peccato. Cannon rush da chicken sniff. Proprio me lo aspettavo. Si vede che l'abito non fa il monaco, proprio veramente. Cioè, il nome non fa il player. Allora, tac, tac. Doppia queen, doppio overlord. E avanti coi droni, signori. Avanti coi droni. Chicken sniff. Ma come cazzo? Sta bubola si fa a darsi un nome del genere? Dopo, quando YouTube mi chiede se il video è anche per i bambini, adesso mi tocca dire di no. Mannaggia. Vabbè che, cioè, dopo sta. Allora, ci siamo dimenticati le camere Hotkey. Hotkey contro l'F1. 1-1 contro l'F2. Ok, allora abbiamo detto facciamo il lair. Poi facciamo, te vieni qua, la tana delle blatte. E facciamo la nostra Brenda. Ok, perfetto. Dai, non abbiamo fatto schifo nonostante ci siamo fatti distrarre da quella sonda. Quella sonda era chiaramente una sonda di scout. Ok. Lui è venuto a vedere che noi non facessimo porcate in mani. Allora, qua è saturato, quindi andiamo a prenderci la nostra terza. Ok. Prendiamo anche il gas. Ok, perfetto. 1-1 contro l'F1. Ok, punto di rotta qui. Brenda? No, tu non sei Brenda. Tu sei Brenda. Contro 3. Spread creep inject. Oddio.
Ho sbagliato, ragazzi. 1-1, control F1. Inject, 1-1, control F3. Ok. Le blattine difensive. Ovviamente non abbiamo gli overlord per farle. Ricordiamoci la ricerca. Saturiamo anche questo gas e questo gas. Perfetto. Inject, inject. Ho detto inject, grazie. Ok, quella qui lì è un po' stordita secondo me. E andiamo poi a 66 droni. A 66 droni. Qua ne manca uno. In questo gas. Tu, vai. Ah no, tu sei una blatta, non sei un drone. Vabbè, poco male. Quanti siamo? Shit, ce ne manca ancora, ragazzi. Ce ne manca. Facciamo un overlord. Blattine difensive. Allora. Inject. Inject. Spread creep. Spread creep. Qua facciamo la queen. 55. Ai ai ai. Questo è un oracle. Se vediamo che ci attaccano con roba in aria, piazziamo giù un lancia spore. Inject 3. Ok. Perfetto. Continuiamo a fare droni e a macrare la nostra merce. Ok. Perfetto. Qua ci manca il lancia spore. Bene. Okay. Le queen abbiamo detto le mettiamo sul control 2. Tu vieni qua, maledetta. Insieme a te e insieme a te. Control 2. Quanti droni siamo? 55. Avanti. Prendiamo anche la quarta. Ok. Inject. 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 Ok. Spread creep. Brenda, dai, datti da fare. Spread creep. Spread creep. Spread creep. Qua siamo saturati. Prendiamo il gas. Control 1. Gli diciamo di andare qui. Quanti droni siamo? 55, 64, ci prepariamo con la tana delle idre e gli aggiornamenti, perfetto, 66, ok, allora, inject, inject, ho fatto un po' troppe queen, non so, mi deve essere scappato il tasto, vabbè, insomma, succede ragazzi, succede. Ah, ci mancano proprio gli overlord. Ne facciamo una fila perché ci siamo completamente. Qua sto facendo tutto in disordine. Inject. Inject. Mamma mia, lo faccio con shift. Ok. Inject. Te, vai alla quarta. Che così mi fa inject sulla quarta. Spread creep. Avanti Brenda, avanti. Fai il tuo lavoro, fai il tuo lavoro. Ok. Ok. Ok, maxiamoci di idre, no scusate, 120 supply di idre, eccoci qua, bene, ci siamo, potenziamenti, ricordiamoci, ok, 120 e andiamo a 85 bei droni, siamo a 80, attenzione che stavolta non voglio andare di nuovo a 90 come faccio di solito, poi spread creep, spread creep, spread creep. Se fate un po' di queen in più, poco male, eh. Cioè, nel senso, le queen, comunque. Allora, questo è 1-1, control F4. Qua siamo pieni di droni. Dobbiamo fare un'altra base. Allora. Inject, 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 inject. Poi andate al gas. E voi andate al gas. Abbiamo detto che ci dobbiamo maxare di idre. Mamma mia, ancora overlord ci servono. Qua siamo proprio a corto di basi, eh. Abbiamo tanti droni e poche basi. Siamo rimasti un po' indietro. Allora, inject, fixo la base. Ok. Inject, inject, inject. Inject, inject. Qua mettiamo un po' di queen sul control 2. Non so neanche più quante ne ho, quindi mettiamo quelle che abbiamo. Control 2. Ok. Control 1, Shift 1, aggiungo il punto di comando.
Spread creep. Spread creep. Spread creep. Spread creep. Spread creep. Brenda, vai. Spread creep, vai. Ancora overlord, pazzesco ragazzi. Allora, facciamo rapid inject, va. Ok. Droni. Ah cavolo, abbiamo pochi droni anche. Com'è possibile? Abbiamo fatto un po' schifo, ragazzi. A click. Dove ci attaccano. Selezioniamo il nostro esercito. A click. Poi, nel frattempo, fissiamo questa base, che mi sembra un po' ridotta male. Li mandiamo a raccogliere qua. Ok, perfetto. Punto di rotta lo mettiamo qua. Quanti droni abbiamo? 77. 90, di nuovo. Mamma mia. Oh, non ce la posso fare. Oh, vabbè. E andiamo a maxarci di Hydralis, che abbiamo detto. 2, Shift X. Inject, 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 inject. Spread fucking creep. Dove cacchio è sto? Creep, dov'è? Ce l'hanno distrutto. Dai, creep. Spread creep. Boom. Ok. Brenda, ci sei ancora? No, Brenda è morta. Vabbè, pazienza. Prendiamone una, questa qui. Dai, tu sarai la nostra nuova Brenda. Tanto qui ce l'abbiamo in giro che corrono. Control 3. E vai a farmi un bello spread creep. Qua siamo 200 su 200, signori. Allora, prendiamo una bratta. A. E andiamo a vedere con la nostra attack move dov'è il nemico. A. Click, 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 click. Nel frattempo, 2, shift, x, inject, 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 inject. Ah, i potenziamenti, guardate un po', che mi sono completamente dimenticato di farli. Bene, spread creep, ok, spread creep, questo, ah, arriva dall'altra, no, è solo una finta. Spread creep, spread creep. Abbiamo trovato il nemico, quindi questa è la loro terza. Click, 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 click. Ok. Poi, 2, shift, x, inject, 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 inject. Spread, creep, spread, creep. Ricordiamoci, se ci cava, se vedete che i nostri supply, vedete qua in alto, vedete i supply se scendono, noi ricreiamo nuove truppe. Ok. Brenda, ci sei o ci fai? Ti ho detto di venire qui. Mamma mia, ragazzi, questa Brenda oggi è proprio ritardata, eh. Allora, se perdiamo supply, abbiamo detto ci rimaxiamo. Qua nel frattempo, vediamo un po' le basi. Qua è a posto. Qua un po' troppa. Andiamo a prendere i gas qui. How do you have so many roaches with 4 bases? No, no ragazzi, cioè, questo... Allora, ve l'ho letta in English, inglese correggiuto, come si dice. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, ho 6 basi intanto per cominciare. Secondo, non ho neanche fatto roaches, non ho fatto blatte, ho fatto idre. Vabbè. Argento, signori. Argento 3. Non siamo più sul fondo del barile. Dai, dai, dai. Bene, bene, bene. Meat Grinder. Non voglio sapere. Allora, vediamo il replay velocementissimamente. Oh, guardate come sta bene il bordino argento intorno a questo Zergling. No, perché bronzo? Ah, perché giusto, eravamo bronzo nella partita di prima. Allora, Chicken Sniff. Dai, vediamo. Andiamo rapidi. Vediamo cosa ha fatto questa sonda. Sono troppo curioso. Cioè, allora è venuto qui. Ok, poi. Ah, voleva bloccare, eh. Troppo tardi, troppo tardi. Ah, approfitto per dirvi una cosa. Vi succederà che con la sonda cercano di bloccarvi la costruzione della natural. In quel caso, voi ve ne fregate, prendete il drone e andate a fare la terza. Cioè, invece che prendere la natural qui, la prendete qui, non ha importanza. Se vedete che la sonda vi segue il drone, prendete un altro drone e la mandate a fare un'altra base qua. Ok? Non c'è problema. Comunque,
poi succederà, quindi lo vedremo. Succederà, succederà. Ah, vabbè, se ne è tornato a casa sua. Bene, 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 bene. Io avevo paura di un cannon rush qua. Mamma mia. Peccato, peccato. Allora, vediamo questo Protoss come ha giocato. Unità. Beh, 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 beh. Guardate, guardate. Questo non vi dico che sta al passo, ma ha giocato abbastanza bene. Cos'è, cos'è? Cosa cacchio ha fatto? Ah, è venuto con un Oracle. Allora, l'Oracle, la Queen difende abbastanza bene da un Oracle. Al massimo abbiamo perso qualche drone, però vediamo, unit lost. Sì, abbiamo perso un po' di merce, un po' di droni. Vabbè, non c'è. Ecco, ci ha cavato un altro drone, vabbè. Io qui per sbaglio ho cliccato QQQQ e ho fatto 50 Queen, quindi adesso si difendono da sole. E poi ho fatto una spora per base. Questo poi andremo a vederlo nel dettaglio a Silver, come difendere da questi attacchini sporchi che fanno all'inizio. Ok, allora lui prende la terza, noi siamo sulla quarta. Oh, che bravo, guarda che bravo questo sniff chick qui. Allora, però vedete l'incom, ai ai ai, 80 SCV contro 40 sonde, quindi qui vabbè, ha giocato meglio degli altri, però comunque non ha giocato come bisogna giocare. Ha giocato come avrei giocato io una volta, ok? Faccio gli Oracle, vengo a rompere i coglioni, provo a ammazzarti tutti i droni. Stop, ok, qua ci attacca, ok? Vabbè, economicamente parlando non c'è paragone, ok? Vediamo. Una volta c'era un tag per vedere le armi, cioè per vedere il valore dell'armata. Spending? Sì. Ok. Allora, noi abbiamo un'armata che vale 7100. Abbiamo speso 7100. Lui 5700. Quindi no, siamo sopra anche di armata. Come mai? Ah beh, perché ci siamo sbagliati, perché pensavamo di avere 85 doni e stavamo facendo idem, invece ne avevamo 76. Vabbè, insomma, per errore siamo sopra anche di truppe, ma non è importante. Se non fossimo stati sopra, saremmo stati sotto di poco, quindi non è irrilevante. Perché poi quando lui attacca noi iniziamo a produrre unità, ovviamente. Vabbè, qui che cosa fa? Ci cava un sacco di droni, stop. Ci ha cavato, non lo so, 20 droni. Guardate quanti droni ho. Non ha perso neanche uno. Perché? Perché? Perché li abbiamo prodotti, ok? Nel frattempo, perché ci siamo accorti che non eravamo 85, quindi. Ok, quindi adesso abbiamo fatto la solita doncata di andare a 90 droni, perché 85 non ci piace, 90! Cioè, no, 90 è sbagliato, ragazzi, perché non è efficiente. Avete troppi droni e troppe poche unità da combattimento. Ok, qua siamo maxati. Attacchiamo. Minuto 11:24, un po' più lenti, ma è normale perché ci hanno attaccato gli altri, insomma. Vediamo l'ingaggio. Vabbè, qui siamo massi idralisk. Gli idralisk sono forti contro esercito misto, perché sono forti sia contro Immortal che contro Void. E vabbè, lo scontro non è uno scontro, più che altro è uno... non lo posso dire, ragazzi, non lo posso dire. Ok, va bene. Allora, aspetta, cos'è che... How you have so many roaches with four bases? VHT, tra l'altro, vabbè, ok. Chicken sniff, probabilmente... vabbè, no, ragazzi, non posso dire le cose che vorrei dire, perché ci chiudono il canale. Comunque, ci chiede, traduco... come fai a avere così tante blatte con 4 basi? Allora, ciao. Allora, 4 basi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene, poi blatte. Allora, questo è quello che vi dico. Quando vi dico conoscete il vostro nemico, no? Se queste voi le chiamate blatte, vuol dire che avete qualche problema. Poi a decidere la composizione dell'esercito. Va bene. Dai, oggi è stato un po' più dinamico, vi ringrazio
vi saluto tutti e ci vediamo per il prossimo video, che sarà appunto riassunto di quello che abbiamo imparato fino adesso e quello che dovremo imparare poi nella Lega Silver. Ciao ciao!